Insegnare alle donne a mettere su una piccola impresa, a trovarsi un lavoro con nuove competenze. Il web offre infinite possibilità. La nuova associazione Talent Donna insegna i segreti della rete. Sentiamo Francesca Barzini. Sembra, ma non è, un aperitivo tra amiche, in realtà è un incontro per scambiarsi esperienze e contatti professionali. Questa è solo una piccola pattuglia romana, ma un esercito di donne sta per riversarsi sul web, per crearsi e creare lavoro. E non le fermerà nessuno, perché Talent Donna ha insegnato a carpire al meglio tutte le opportunità del web. Le donne che vengono da noi hanno un background professionale molto eterogeneo. Ci sono guide turistiche, avvocati, persone che invece sono fuori dal contesto lavorativo, hanno un'idea ma non sanno come poi realizzarla concretamente. Vengono proprio per capire come sfruttare la rete e le sue opportunità. È un'iniziativa che è partita da Milano con seminari settimanali, ma sta sbarcando in altre tre città italiane. A Roma è l'incontro per saperne di più sulla raccolta fondi, anche per finanziarsi online, una piccola nuova impresa, il crowdfunding. E c'è chi ce l'ha fatta con il sacrificio di un sabato ogni tanto. Vogliamo insegnare la chimica e la fisica ai bambini attraverso il cibo. Quindi i bambini mettono letteralmente le mani in pasta. Però i social sono indispensabili perché non è possibile più lanciare un progetto senza conoscere il linguaggio di Facebook, il linguaggio di Twitter. È necessario sapere bene come canalizzare le proprie energie e su quali social farsi promuovere e diffondere quello che si ha da dire. L'importante è avere qualcosa da dire. Bene, TG3 termina qui, torna alle 19, il TG nella lingua dei segni intorno alle 15. Grazie, più tardi.